Abbiamo rinnovato l'accordo con Nord VPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN. Ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo Vpn in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Diamo il benvenuto e eh, il, sì. il buongiorno ad Emanuel Casto. Ciao Manuel. Yeah. Grazie mille, ciao, ciao ciao a te Ivan, Buongiorno. ciao Francesca. È davvero un piacere essere qui e un saluto a tutte le persone in chat che ci stanno seguendo. Benvenuto, è un piacere anche per noi. Grazie. Benvenuto, benvenuto. Tra l'altro, noi ci siamo incrociati tempo fa perché mi hai invitato insieme ad Anna e a Max Proietti ad un tuo talk. Però, alla fine non, non, ci, siamo, non ci siamo incrociati, cioè, tu eri sul palco, noi abbiamo seguito, poi siamo andati via l'hai fatto a Roma, non mi ricordo a quale teatro, però... Vabbè. Devo dire che non ho memoria di questa cosa specifica, però mh, mi fa piacere comunque <ride> ci sia stato questo incontro preliminare. Bene, bene. Allora, tu fai un sacco di cose. Proprio, Chiamo sì. Manuel o Emmanuel. Sì, come ma come ti, chiamami pure Manuel, è il mio vero nome, va benissimo. Perfetto. Tu fai un sacco di cose, canti... Mm -hmm. eh... Parli, insomma, di divulg fai divulgazione su determinati temi, mm. parli di salute mentale, eh, fai un sacco di roba. Non so il da dove da partire. Da... <ride> eh. È il lauree, presidente anche del Mensa. Corretto, l'associazione più importante che mette in, contratto, un contratto, in contatto tra di loro persone con un elevato quoziente intellettivo. Ecco, quindi io posso andare di là su. Ma no, ne <ride> <vado>. <ride> Allora, no, io eh, vorrei partire proprio da, da questo, cioè che, sì. che cos'è il Mensa, di cosa si occupa, cosa significa Volentieri. essere allora, il presidente eh. del Mensa va benissimo, allora io in questi in casi sono molto deferente perché sento molto il ranking quindi tu mi devi autorizzare a parlare ogni volta perché io altrimenti sono molto appunto morigerato, okay. questa però è una domanda su cui ho il mondo da dire quindi facciamo il contrario se a un certo punto senti che sto dicendo troppo fermami, allora perché apre a tante considerazioni davvero interessanti, di per sé l'associazione che cos'è? è, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro fondata ad Oxford negli anni 40 e in Italia solo negli anni 80 fra l'altro è stata fondata il mio stesso anno di fondazione di nascita Mensa ah. è stato fondato a giugno dell'83 io sono stato fondato a settembre dell'83 l'associazione appunto consente l'ingresso a persone che in un test di intelligenza logico-spaziale questo forse è il, più, il punto più interessante da esplorare quindi del cosiddetto quoziente intellettivo superano il 98% della popolazione ossia dimostrano di avere un quoziente intellettivo posseduto dal 2% della popolazione riferito in alto ovviamente e lo fa contro obiettivi statutari che sono promuovere l'utilizzazione di queste abilità, ehm, promuovere la ricerca sulla natura dell'intelligenza, proprio i progetti in ambito accademico, e soprattutto creare un luogo d'incontro. Questa per noi è la cosa più importante, perché persone che soprattutto nell'infanzia hanno una precocità intellettiva, arrivano spesso a isolarsi a causa di queste caratteristiche, possono sentirsi proprio profondamente sbagliate, sperimentare un grande senso di incomunicabilità, l'associazione vuole dare a, la risposta a questo, che a tutti gli effetti, proprio un, un tipo di disagio. Le riflessioni a cui ci apre in realtà quello che ho appena detto sono proprio sulla natura dell'intelligenza, perché finalmente ora stiamo scardinando una visione monolitica dell'intelligenza, quella per cui fino a veramente non pochi anni fa, ma io temo tuttora, in certe strutture... Scolastiche, se c'è l'in qualcosa, allora c'è l'aspettativa che tu sia bravo o brava in tutto, al contrario, se hai una difficoltà in un ambito, allora sei scemo ed è una condanna vita. Invece, adesso, finalmente, stiamo spacchettando questo concetto che è così sfaccettato al punto che ad oggi non abbiamo una definizione univoca condivisa di cosa sia questa intelligenza, in un insieme di abilità. Le abilità logiche, diciamo che sono quelle ad oggi effettivamente più indagate e che meglio si prestano a studi di natura scientifica. Cioè io proprio posso somministrare ad una persona una batteria di problemi prettamente logici quindi con una risoluzione univoca e faccio uno studio quanti ne risolve in quanto tempo su altre abilità invece ci stiamo arrivando detto questo ormai già si concorda proprio anche in ambito accademico una sorta di, di scuola di, di tipo il professor Xavier di X-Men tipo il, intendil il messa Italia esatto Um, un po' <ride> Conto che io ho una prospettiva interna quindi ti riporto di nuovo la questione del disagio a cui l'associazione vuole dare risposta. Sì, diciamo, non vogliamo certo proporci come supereroi, perché, anche avendo alcune specifiche abilità sopra la media, spesso ci sono anche difficoltà che altre persone possono non avere. Ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Ma infatti, io ti voglio chiedere su questa cosa del, del disagio. Sì. Cioè proprio su questo, cioè quali problematiche si riscontrano? Perché magari questi test vengono effettuati già da adulti, quindi non è in età precoce, e quindi magari il bambino o la bambina non si sentono ehm, come gli altri, quindi, e non capiscono la motivazione. cioè... Parte è, esatt disagio. è esattamente così. In realtà, infatti, il, il vero obiettivo è riconoscere la plus rotazione, l'alto potenziale. Vabbè, c'è dibattito sul lessico, sono cose a cui io sono anche abbastanza poco sensibile. Proprio nell'infanzia lì è fondamentale. Quindi, capendo, innanzitutto, ripeto che possono essere abilità eh, circostanziali, quindi senza averne una, una visione univoca, ma una volta capito queste abilità, è importante riconoscerle perché hanno un impatto. Ne cito due, ma sono veramente tanti. Uno è che ehm, eh, un bambino con una precocità intellettiva veramente forte sembra quasi sempre mostrare la DHD anche se poi non verrebbe necessariamente diagnosticata in quanto tale perché okay. soprattutto se ha un pensiero arborescente succede che la task che gli viene messa davanti è meno interessante di ciò che il suo stesso pensiero produce c'è proprio uno strazio fa proprio fatica a stare attento a questioni soprattutto di scarso valore semantico se non sono interessanti quindi in realtà necessita di cose più difficili altrimenti si perde si distrae e finisce addirittura per avere una media scolastica più bassa della media a causa di alcune specifiche abilità sopra la media, quindi c'è proprio una cosa legata al percorso di apprendimento. E ancora è necessario capire che spesso c'è una compresenza di neurodivergenze. Ora c'è dibattito se l'alto quoziente intellettivo sia definibile una, una neurodivergenza, però tende ad accompagnarsi magari con deficit di altro tipo che necessitano attenzione. E poi sì, c'è tutto l'aspetto sociale e relazionale, cioè il concetto di speciale è molto bello, però eh, un bambino non ce l'ha, cioè la percezione di sentirsi diversi coincide col sentirsi sbagliati, punto. Eh, se tutti ti dicono che sei strano, che ti esprimi in maniera strana, eh, a un certo punto ti, tu ti comincerai che sei sbagliato e questo può portare proprio a un isolamento, non ci sono interessi comuni. Eh, un adulto che eh, non ha, diciamo, beneficiato di questo tipo di eh, riconoscimento può effettivamente arrivare anche ad avere dei Proprio dei problemi di autostima. Non è raro per persone con un quoziente intellettivo, che ribadiamo ancora una volta, non riassume l'intelligenza to cure, ma solo le abilità logiche, a essere un quitter usando l'inglesismo, cioè continua a mollare esperienze per corsi scolastici per ragioni che ho, che ho accennato prima. Potrei andare avanti, però intanto vi ho fatto intuire proprio le problematiche che comporta avere determinate abilità se non vengono riconosciute. Ma infatti io vedendo anche il, il tuo video, eh, quello appunto in cui parli delle, delle neurodivergenze, no? sì. Eh, sì. si parlava molto della scuola. E mm. eh, secondo te anche gli insegnanti non sono preparati a riconoscere magari delle prerogative di ognuno? Cioè perché molto spesso appunto quando si hanno eh, delle difficoltà in determinati ambiti, ma si hanno delle, ehm, come dicevi tu, delle dotazioni in altri. Bisognerebbe capire insomma, l'interesse del bambino o della bambina e dove sta andando. Quindi non so se forse anche all'interno della scuola non c'è una formazione adeguata per andare poi a riconoscere. Per eh, queste, individuare queste le qualità. skills dei, dei vari alunni. Certo, eh, a beneficio. Eh, non so come dire, come attenuante concediamo che sono questioni tuttora oggetto di grandissimo studio. Quindi, da un lato, appunto, è comprensibile che non ci sia una formazione se in realtà la preparazione teorica dietro è in continua evoluzione, certo. però sicuramente si potrebbe fare di più. Non ho proposte concrete perché mi immagino che siano percorsi di formazione comunque piuttosto difficili, però sono effettivamente elementi che andrebbero inseriti. Eh, ma anche proprio per quanto riguarda la gestione. Eh, pensiamo ad esempio per i bambini o le bambine nello spettro autistico, che quindi oltre a determinate abilità che si esprimono in modo diverso, può comportare, dipende, non c'è una persona uguale all'altra, anche delle difficoltà in ambito, in ambito sociale. Eh, non è raro che vengano create delle classi tra virgolette speciali, cioè mettendo dentro persone che possono avere problemi comportamentali per gestirli in gruppo, che di per sé è una roba addirittura anticostituzionale, proprio non si potrebbe fare questa cosa. Eh sì. Però va anche detto che se, ma perché spesso qua si parla di maestri o maestri, non siamo neanche le medie, effettivamente non sono preparate per gestire, una soluzione pratica la devono trovare per poter fare lezione. Quindi diciamo viene scaricato proprio sul corpo docenti una responsabilità che andrebbe invece indirizzata a monte. No, infatti, perché appunto mi rendo conto che eh, poi nel corso degli anni avevo sentito anche altre persone eh, mm. che avevano parlato di, di queste cose, che appunto dice, raccontavano della loro difficoltà, soprattutto alle elementari, ma anche successivamente, perché nessuno si rendeva conto, cioè molto spesso magari si diceva, eh, si, non lo so, si pensa alla pigrizia, alla non voglia di studiare o al fatto di non… Mettere abbastanza impegno su quello quando in realtà poi ci sono proprio delle difficoltà alla base che andrebbero eh, gestite in un altro modo penso anche ad altre mh, questioni come magari chi è che ha una dislessia oppure certo. non riesce a, a leggere o a scrivere e quindi avrebbe bisogno di insegnamenti ad hoc quindi andati proprio fatti su misura su quella determinata persona. Certo la scuola italiana magari non aiuta con classi molto grandi, pochi insegnanti e quindi è anche difficile riuscire a fare un percorso individualizzato è esattamente così Queste tu hai già accennato quel video, sono questioni che non solo con cui entro in contatto per via della mia attività associativa ma proprio in prima persona sono certo. questioni che ho vissuto sulla mia pelle non essendo anche, sebbene non lo dimostri comunque proprio giovanissimo, quindi avendo avuto il mio percorso scolastico cioè a partire proprio dagli anni 80, anni 90 era esattamente così ho già citato questa concezione proprio errata dell'intelligenza come monolitica che mi portava fra l'altro ad avere dei riscontri schizofrenici, io all'interno della stessa giornata ricevevo complimenti comparativi che è una cosa che un insegnante non dovrebbe fare cioè mh, tipo mi uh, cioè venivano riconosciuti tratti di genialità e proprio veniva usata questa parola di fronte a altre compagnie di classe e poi qualche ora dopo invece mi veniva dato dal ritardato proprio dall'insegnante dall dal maestro perché invece cioè. avevo difficoltà difficoltà in quell'ambito quindi non solo fra l'altro c'è una difficoltà nel riconoscimento ma non solo proprio ora su questo, in realtà, ora non è che cioè io non sono fermato, ora ho formato sul, sull'aspetto della didattica in sé, confido ci siano stati dei miglioramenti. Però, da che ho memoria io e da che ancora qualcosa sento, è proprio l'impostazione didattica che è molto punitiva per eh, studenti neurodivergenti o se hanno appunto la prostituzione, che spesso hanno bisogno di un tipo di apprendimento estremamente dinamico, di eh, elaborare, proprio in maniera dinamica, i concetti. Mentre... Soprattutto a quel ricordo io, l'istruzione premiava tantissimo l'esecuzione ehm, pedissequa, la memorizzazione. E sono tipo di tasche che sono particolarmente difficili per certi tipi di funzionamenti mentali, che invece eccellerebbero nella rielaborazione dei contenuti. Che poi, peraltro, anche in altri casi, secondo me lo studiare a memoria, proprio in generale, memorizzazione non è neanche utile per andare a recepire quello che si va a studiare, perché comunque se una persona studia a memoria sì. magari si può ricordare la poesia di quel momento, però non ricorda tutto il contesto, non riesce a ragionarci sopra, non riesce a circostanziarlo, quindi forse quella è proprio un'impostazione che in generale dovrebbe cambiare nel, nell'istruzione, proprio per, per tutti quanti, per permettere sì. anche appunto il ragionamento, eh, sfruttare il pensiero, la logica, eh, anche per chi appunto non... Eh, non ha magari qualche difficoltà in determinati ambiti, più che altro perché poi tu dicevi la questione della, della genialità eh, che veniva evidenziata e subito dopo mm -hmm. invece no. E, ehm, ma lì non si crea anche una sorta di competizione magari tra bambini, tra certo. ragazzi che dicono ah ma lui è quello geniale e noi invece no. Certamente, nel mio caso, ripeto, come io stesso avevo una percezione veramente un po' schizofrenica, anche gli altri a quel punto l'avevano di me. però nel caso di persone che magari non manifestano invece una difficoltà, certo che si crea è quello che dicevo sui complimenti comparativi, che proprio non andrebbero fatti. Non andrebbero fatti. Il discorso della memoria, fra l'altro, è interessantissimo. Perché l'unico beneficio che possiamo riconoscere ad un uh, metodo didattico di studio che proprio incentiva uh, la memorizzazione è di allenare la memoria. Sì, la memoria è una skill che, fra l'altro, è molto utile da allenare, però. Per per quello, a quel punto, c'erano tecniche mirate molto più interessanti, alcune delle quali, fra l'altro, bypassano i DSA. Questa cosa è veramente molto affascinante. Le tecniche di memoria davvero possono essere acquisite senza richiedere particolari talenti. Ci sono dei divulgatori, eh, eh, ad esempio, Andrea Muzzi o ehm, Vanni De Luca, che cito, molto attivi sui social, che spiegano molto bene come si possono acquisire queste tecniche di memoria. Però, appunto, è un'abilità circoscritta, mentre invece la comprensione proprio dinamica dei concetti è veramente un'altra cosa. Tant'è che per me poi, uno dei modi migliori per memorizzare qualcosa, è immaginare di doverlo spiegare ad un'altra persona. Anche con parole proprie. Se io riesco a far questo, so che sto padroneggiando la materia. E qui mi concedo anche una piccola malignità: che organizzo spesso conferenze, ad esempio nel Mensa Italia, e ogni tanto arrivano dei divulgatori che hanno proprio questo approccio in cui io so che sto assistendo ad un'interrogazione. Cioè il divulgatore o la divulgatrice, si è studiata a memoria un libro, anche se forse questa definizione è un po' generosa, a volte ho l'impressione che si siano studiate a memoria una pagina di Wikipedia, e iniziano a enunciare questi concetti, ma non sono in grado di rielaborarli e fra l'altro cioè, non sono in grado neanche ad esempio di adattare il linguaggio in base alla platea, perché hanno imparato le cose verbatim e questa è una cosa che io sento spesso e che è addirittura incentivata nel nostro percorso scolastico, quindi poi ci sta che adulti professionisti pensano che quello sia un buon modo di padroneggiare la materia mentre si vede da morire la passione, la comprensione effettiva invece di persone che proprio hanno teorizzato e elaborato quei concetti, proprio si vede subito è diverso il modo in cui ne parlano Ah, sono d'accordo, anche perché poi l'interlocutore potrebbe, cioè, sarebbe solo una persona che conosce quel determinato linguaggio tecnico, e quindi uh -huh. non si riusci... Cioè, è una divulgazione limitata magari ad una nicchia, quindi magari semplificare il linguaggio per renderlo più appetibile a tutti sarebbe anche più utile, da questo... cioè, anche per il loro lavoro direttamente. E così è così. Poi, come dico sempre, la comunicazione taglia unica non esiste, quindi è chiaro che platee diverse necessitano di un registro diverso, però se l'obiettivo è arrivare a quante più persone possibili, sì, ci sono effettivamente una serie di accorgimenti da, 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 da seguire, in realtà neanche poi così complessi, però appunto un linguaggio che, un linguaggio che risulti quanto più possibile accessibile, mh, relegando poi, invitando poi all'approfondimento nel momento in cui si va sul tecnico, ma è una cosa che difficilmente si avrà bisogno di fare con una platea generalista. Senti, a proposito, eh, tornando al discorso de della salute mentale, quindi collegato sì. anche ai giovani, alla scuola, sì. noi insomma spesso ne abbiamo parlato. Poi durante la pandemia è stato un tema molto toccato, no? eh, è venuto insomma molto fuori ecco, rispetto al passato. Ma secondo te, come mai in Italia c'è questa paura ancora nel. Nel pareggiare diciamo, il livello di importanza tra la salute mentale e la salute fisica, cioè perché non si riesce a fare questo passo successivo nell'avere, così come abbiamo medici di base, anche psicologi di base, o anche a inserire delle, in tutte le scuole perché in alcune già c'è la figura appunto dello, dello psicologo, psicoterapeuta, cioè fare un po' di sensibilizzazione su queste figure. Alle quali uno non deve ricorrere solo perché ho dei problemi, vado dallo psicologo. Cioè, in realtà, tutti forse ne avremo bisogno indipendentemente. Ah, no, la risposta puntuale alla domanda: perché ancora non succede questa cosa? Generalmente, il perché che io trovo a problematiche di tipo sociale e politico di solito è l'ignoranza. Cioè, io lo ricerco sempre lì prima che nella malizia. Veramente c'è ancora proprio tanta ignoranza sull'argomento, tanto pregiudizio. E temo che questo sia un tipo di cambiamento socio-culturale e poi politico di respiro generazionale. Cioè è proprio necessario che delle generazioni nascano in un mondo in cui certe nozioni vengono percepite come natura anziché cultura, cioè la psicologia e il, il, il benessere mentale, la salute mentale è reale, è un, è un fatto naturale. E questo poi porta proprio a mettere in atto tutta una serie di, 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 di progetti, iniziative e di politiche che sono forti di questa visione, mentre attualmente la classe dirigente che deve prendere queste decisioni ancora vive con grande scetticismo questo aspetto. Come hai detto tu, può essere stigmatizzato proprio legandolo a eh, problematiche quasi psichiatriche e quindi in quel caso la, la, la psicologia eh, esiste solo proprio per andare a lavorare su una specifica, uno specifico sintomo, mettiamola così. Ma quando tu dici tutti beneficerebbero, ad esempio, di psicoterapia, eh, cioè a me piace porla dicendo che a, a necessitare di psicoterapia è chiunque, sia chiunque che abbia avuto un'infanzia. Se qualcuno non ce l'ha avuta, magari non ha bisogno, <ride> però certo, certo. E, fa, e ancora di nuovo, io tornerei sul discorso, fra l'altro, proprio dei, dei, dei programmi. Ci sono tutta una serie di nozioni. Prima ho parlato di abilità logiche, di intelligenza logica, invece, no. Eh, parliamo ora di abilità emotive. Ci sono una serie di nozioni proprio legate all'intelligenza emotiva che hanno a che fare proprio, ad esempio, con la comunicazione, l'educazione affettiva, quindi sessuale, eh, pensiero critico, ehm, che sono perfettamente alla portata di studenti delle scuole medie. Perfettamente, le recepiscono interamente, però non vengono date almeno di qualche workshop specifico. Sono nozioni che nella vita di una persona non hanno un impatto inferiore al sapere che Mesopotamia vuol dire terra tra due fiumi. Cosa che invece che deve ripetuta tre o quattro volte nel processo scolastico. Quindi benissimo continuare a insegnare anche quello, però qualche nozione di psicologia invece serve bene per me proprio metterla nei, nei programmi. Però ripeto, secondo me questa è una cosa che richiede un cambio generazionale, perché ben che vada trova una risposta ben altrista, del tipo è vero che le nostre risorse economiche, proprio di, di, di personale pubblico, sono limitate e quindi viene detto, eh, mi dispiace questa cosa, insomma non è, al momento non possiamo gestirla. No, quello sicuramente, però ecco quando dici anche la questione dell'educazione affettiva secondo me sarebbe essenziale, perché poi vediamo appunto quello che, quella che è la narrativa che molto spesso viene fatta dei, dei rapporti in generale tra le persone, perché poi uno pensa sempre alla questione coppie o comunque all'amore, ma è proprio una questione relazionale eh, nei confronti delle altre persone. Quindi eh, anche da quel punto di vista sembra che ci sia questo questo tabù del parlarne e poi ci rendiamo conto, magari a, a, crescendo. che che eh, vanno affrontate queste tematiche, perché sono sempre quelle cose che poi si cerca di seppellire, di non uh, comprendere, perché non si hanno gli strumenti, e magari poi andando in terapia si tirano fuori piano piano. No? Nel, nel grande minestrone prendiamo tutti gli ingredienti e li andiamo a analizzare separatamente. Però appunto non c'è eh, questa, questa attenzione da questo punto di vista. Ed è un mm. peccato, perché poi c'è una narrazione sbagliata. È esattamente così. L'aspetto più critico e controverso è che eh, questo tipo di educazione andrebbe iniziata veramente, veramente da giovani, perché è chiaro che non sarà un'educazione erotica, mica si insegna a fare sesso, però eh, insegna all'ascolto di se stessi e quindi degli altri, l'educazione al consenso parte veramente da bambini. Eh, è molto controverso perché chi si oppone all'educazione sessuale affettiva lo vede come un tentativo di corruzione dicono ma lasciamoli puri questi bambini perché dobbiamo andare a sporcarli con qualcosa che arriverà dopo o addirittura viene visto ancora peggio soprattutto se si osa parlare di, di, di sessualità non conforme come ad esempio essere persone queer come un tentativo di reclutamento cioè come poi fosse mai stato dimostrato di... all'ideologia gender e tutte quelle cose esatto diverse. come mai fosse stato dimostrato il potere di convincere dialogicamente una persona a provare attrazione verso un genere rispetto a un altro comunque eh, è che non solo non è così, eh, che ci piaccia o meno, per questioni culturali, per questa visione angelicata, eh, assessuata, che vogliamo avere de degli angeli bambini, una sessualità in lenta formazione c'è già, c'è già. È una sessualità priva di erotismo. Quello arriverà ovviamente dallo sviluppo ormonale in poi. Ma intanto c'è già. Quindi la scelta non è tra corrompere o lasciare puri. Ma tra riconoscere una sessualità che si sta formando, un, una, un modo proprio di vivere l'affettività e i rapporti umani to cure che si sta formando, o condannando persone a crescere al buio. Poi quando culturalmente decidiamo: ok, da questo momento sei legittimato a parlare di sessualità, affettività. Ora non è troppo tardi, però effettivamente ormai la persona ha sviluppato tutta una serie di idee, preconcetti, proprio di blocchi anche con se stessa, per cui ciao, puoi andare a lavorare in terapia, si fa, ma uno sforzo enorme quando veramente bastava chiarire alcuni concetti prima. Esatto. Cioè, ti perché... Posso commentare una cosa riguardo alla chat? Cioè, non certo, so se puoi... Certo. Perfetto, no, perché giustamente quando io ho detto in maniera un po' semplicistica dell'importanza di sapersi rivolgere ad una platea generalista, c'è una persona che diceva non è così semplice, è verissimo. Infatti che prima quando ho malignato rispetto a certi divulgatori che non apprezzo, specifico questa cosa, eh, a volte trovo l'aspettativa che se una persona è competente nel suo settore... Allora sarà anche una brava oratrice. No, sono due percorsi professionali paralleli. Cioè, il public speaking, l'arte oratoria, è appunto un percorso a parte. È proprio ingiusta come aspettativa gravare proprio una persona di saper fare questa cosa. Sapersi poi rivolgere ad una platea generalista, ancora di più, è effettivamente un, un tipo di specializzazione. Quindi, di per sé, no, è, è corretto che. Non, però è un non si qualcosa che il è, politico. Però chi vuole farlo, provocazione, effettivamente sì. In questo caso, mi aspetto che studi quella disciplina è una cosa che anche un politico secondo me dovrebbe soprattutto i leader dovrebbero fare generalmente credo che avvenga oppure tu non hai questa impressione Beh, vedendo gli ultimi leader per esempio del partito democratico non, non mi sembra <ride> allora no scusa no, 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 dai, non credo vogliamo entrare nell'argomento ok <ride> no, non lo so se chiede, non so, volevo andare fuori tema No, 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 vai vabbè, tranquillo, no. ti preoccupare. Ok, ma allora, ehm, io credo che eh, Schlein sia un'abile fabulatrice. cioè lei ha studiato public speaking, per intenderci, cioè non, non credo che sia impreparata, se è quello che intendevi, ha una certa tendenza... No, beh, a parte lei, ora che è arrivata, però Letta, Zingaretti... Okay. Ah, pensavo io... so, ti riferissi a lei, nello specifico. No, ok, in quel caso no, mi citi persone in cui effettivamente per me non avevano quel training, hai ragione. <ride> <ride> Sì, sì no, infatti, questa è una delle cose che, che critichiamo spesso. Che abbiamo criticato al PD, ma anche ad altri partiti. Che manca quell'arte quell oratoria, quella capacità di parlare in pubblico. Magari c'è competenza, ma non c'è quella cosa lì che è fondamentale. Sì. Esatto. Sto ritornando all'argomento che stavamo dicendo prima dell'educazione dell sesso affettiva. Sì. Secondo te? Eh, come mai non riusciamo a fare questo salto? Cioè è proprio una questione gener generazionale o può essere anche la radice eh, legata alla religione cattolica che abbiamo in Italia? Perché quello comunque abbiamo visto che ogni volta abbiamo avuto anche ospiti qui eh, con cui abbiamo parlato di questo argomento e sembra appunto di star proponendo, come dici tu, un indottrinamento, no? quello che dicevamo prima, quindi andare a prendere sì. queste persone, questi bambini e trasformarli e mettergli strane idee nella testa. E quindi questo anche, secondo, cioè non so se va fatto anche questo cammino di separazione di questo argomento da quella che è la fede, visto che in teoria siamo un paese laico. Eh, come dici bene tu in teoria, assolutamente sì, è però strettamente legato al discorso del ricambio generazionale. Questa è una cosa che ho proprio visto nel corso della mia vita, il calo dell'influenza della Chiesa Cattolica sulle scelte proprio di vita di persone e sulla politica. Io comunque sto registrando questo calo. Tra l'altro ho voluto proprio informarmi sui dati, quanti sono in Italia... I eh, cattolici praticanti, dove per praticante definiamo che vanno messa tutte le domeniche. Limitiamoci a questo. In realtà, un po' sotto il 10% quindi per me questo è abbastanza indicativo del fatto che è una religione che sta perdendo molto di appeal soprattutto nei confronti delle, delle nuove generazioni. Ora, di per sé io cioè sulla fede in sé non, non, non ho una particolare avversione, ce l'avevo più da adolescente, proprio giudicavo le persone che avevano un bisogno di spiritualità ma ehm, mi concedo l'attunante del fatto che avevo patito veramente tantissimo questo tipo di pressione e questo tipo di giudizio mentre adesso è una cosa che ascrivo totalmente alla libertà personale. Diverso invece è sulla base delle proprie convinzioni religiose imporre o proibire cose e questa è una cosa che form, come forma mentis c'è rimasta sì, siamo eh, formalmente uno Stato laico ma in realtà, eh, vabbè, soprattutto in questo governo però ci sono proprio tante figure interne anche associ associ associazioni cattoliche molto forti cioè, penso proprio all'Alleanza Cattolica e comunque a molti eh, esponenti Leggevo proprio eh, ieri che è stato, eletto, non so, è stato eletto il presidente del Family Day per ricoprire una... Ah sì, è il responsabile antidroga del governo. Ah, ecco, sì. Il capo, mm -hmm. sì, sì il presidente del Family Day è diventato responsabile sì, reparto vero, antidroga di è questo è. governo. Frate, non, non ho idea di come funzionino quegli ambienti, perché proprio non li conosco, però sono realtà influenti. Cioè, Lanza Cattolica, CN, Family Day, sono gruppi che riescono veramente a avere potere politico. Sì, ma guarda anche ProVita. Con tutta sì. la questione del, dell'aborto, cioè hanno, veramente sono in tantissime aziende ospedaliere, riescono comunque sì, ad agire molto più efficacemente. <ride> eh, eh, proprio questo mi stupisce l'efficacia. Perché poi, quando si muovono, tipo Provita, ha una linea di comunicazione quantomeno grezza, cioè sento spesso anche eh, proprio conservatori dire no, dai, cioè, questa cosa non è accettabile. Però riescono veramente ad avere una grossa influenza. Sì, è vero. Non so, non so neanche io come effettivamente riescano, anche perché poi sono, cioè quando andiamo a vedere quante persone la pensano in quel determinato modo, non sono percentuali altissime. No, e, esattamente. esattamente. Eh, magari sono, sono, sono una stati bravi a piazzare quelle sì, sì, due esatto. tre pedine, quei due o tre personaggi insomma in posti chiave e alla fine sì, vengono influenzati. Sì, 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 sì. sì, sì. Sì, perché poi vedi quando c'è stata la raccolta firme, ma anche i sondaggi che avevano fatto per la questione eutanasia e cannabis, i risultati erano stati ben diversi rispetto a quelli che pensiamo, ad esempio, magari ai lettori di partiti più conservatori, sì. che in realtà poi sono strafavorevoli, ad esempio, ad inserire una normativa sul fine vita o a altri diritti che potrebbero essere riconosciuti nel nostro paese, ma poi la classe politica sembra sempre un po' più indietro rispetto alla società civile. È così, è una cosa che anche a me colpisce sempre, ma c'è veramente un forte scollamento. È sempre stato così. Ricordo anche quando si è parlato come fosse una volta, no? si è parlato per decenni. Da quando veramente sul ragazzino che, che si parlava di questa cosa che si, è, contra, che si è, è concretizzata decenni dopo, le unioni civili, come abbiamo adesso, non abbiamo ancora un matrimonio ugualitario, c'è cioè anche lì nei sondaggi. Cioè, la gente passava da essere favolevole a semplicemente non me ne frega niente tant'è che poi quando si è realizzato, io proprio ricordo questa scena, eh, il, la prima unione civile omosessuale a cui sono andato è stata di due amici eh, al sud, e classico matrimonio del sud, quindi molto partecipato, e, e ricordo che c'erano proprio tutto il, il parentado, anche in particolare mi riferito soprattutto a figure anziane con i nipoti, erano persone che si interrogate a riguardo cinque anni prima magari sì, effettivamente loro sarebbero dette quanto meno scettiche se non contrarie, ma poi messe di fronte al fatto compiuto non gli cambiava niente, veramente niente, cioè, quel problema, cioè come fosse sempre stato possibile. Quindi sì, non solo le percentuali spesso non, non, sono diverse rispetto alla, alla, alle decisioni politiche che vengono prese, ma anche poi quando vengono prese decisioni politiche diverse non hanno assolutamente tutto questo impatto come sembrava dovessero avere, in negativo. Infatti, secondo me anche sulle adozioni ci vorrà solo del, del tempo, ma già la gran parte della società sarebbe a favore di per, per, per metterlo anche alle coppie omosessuali e non solo a quelle eterosessuali. Lo so per certo. Allora, io ho parlato con persone interne a Provita per mio interesse antropologico. cioè A me piace proprio parlare con persone Sei che sono stato so coraggioso, quelli... te lo dico. Sì, sì. Ho, le Se ho ho poi ti organizzo stesso. una diretta con okay. Pillon. <ride> no, grazie. <ride> E stavo proprio dicendo questo. Io ho detto: Le ho scelte. Bene, scusate, questa cosa per far giocare il gatto perché se no mi disturba. Allora, <ride> senso? allora a me, proprio per interesse intellettuale, proprio. Io sono proprio curiosa a volte di chiedere: Ma scusami, mi spieghi come fai a sostenere questa posizione? È, è chiaro che non andremo d'accordo, non potremo concordare. L'unica cosa che però è una percezione che devo avere, non una dichiarazione che devo sentire, perché tutti lo dichiarerebbero, di onestà intellettuale. Cioè, io ho bisogno che la persona sia genuinamente convinta di quello che sta dicendo. Da pillone non ho questa percezione, quindi non credo che riuscirei a. A, a ottenere nulla, comunque parlando con persone proprio interne e pro vita, mi hanno letteralmente fatto questo discorso che ovviamente a un attivista LGBT non piace perché ha un elemento di svalutazione, però intanto recepiamolo. Del tipo eh. Io sarei favorevole alle adozioni da parte di coppie omosessuali se non è disponibile nessun'altra coppia eterosessuale. Ora di nuovo è chiaro che non è un bel discorso perché non parte da un discorso di parità, però intanto mi dice che anche all'interno di quella realtà loro certo. stessi dicono: Ok, ma si tratta di dare una casa a un bambino a un certo punto, diamogli una casa, cioè che chi se ne frega. E il certo bene punto, primario è il bambino, come in teoria dovrebbe essere. Esattamente. Contesto il fatto che loro lo vedono come un ripiego, però intanto non è una cosa che escludono a priori, certo. certo. Invece, su visto che c'è anche una tua canzone che, che si chiama Da grande sarai, Frocio, no? Sì, sì, eh, sì. cosa ne pensi del DDL Zan? Cioè di, di quella battaglia che poi non è andata in porto? Cioè, era così necessario? Mm. Era fatto bene? Tu come la vedi? Allora, ero favorevole, ma perché il mio approccio a una proposta di legge è, non è chiedermi se sia perfetta o meno, ma diciamo se si renderà la società migliore o peggiore. Il, secondo me la rendeva migliore. Eh, Aveva una serie di aspetti che non mi facevano impazzire. Allora, innanzitutto ricordiamo, cosa che non è stata spesso specificata, che si parlava di un'estensione di una legge già esistente, la legge reale Ciro. Mancino che prevede l'aggravante dei crimini d'odio per reati che sono già puniti. Infatti, è vero questo quando la destra diceva: Ma ste robe sono già punite. Sì, sì, è verissimo che sono già punite, si chiedeva però l'aggravante, come attualmente è prevista dalla legge per eh, reati, ad esempio, di discriminazione. Ehm, la cui matrice venga comprovata eh, di essere d'odio nei confronti di eh, etnia o religione? A questo punto cioè, mi chiedo. Perché è peggio discriminare una persona per via della sua religione rispetto all'orientamento sessuale? Non mi sta bene, cioè se decidiamo che noi diamo un aggravante sulla base del, de, della motivazione emotiva, specifico motiva perché mi rendo conto che il concetto di crimine d'odio a qualcuno non piace perché tira in ballo un elemento emotivo, quindi troppo evanescente per poter legiferare. Recepisco questo tipo di complessità, però dal momento che lo prevede già il nostro ordinamento giuridico, a me non sta bene che sia considerato più grave discriminare una persona per l'etnia rispetto a per il fatto che è disabile, ad esempio. Eh, e questo spiega, ad esempio, il mio favore alla legge. Un po' di perplessità però perché al tempo stesso se andiamo ad ampliare questo discorso allora secondo me non lo si riesce realmente ad esaurire perché è stato messo dentro il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e solo in corso d'opera un'eventuale disabilità. Però allora perché non metterci l'età? Cioè è il problema di quando inizi a elencare troppe cose che non le elenchi, che non le elenchi, non le elenchi abbastanza. Rimane sempre allora qualcosa fuori. Forse... Esatto, a sto punto cioè, andrebbe proprio identificata una matrice che ha a che fare con l'odio nei confronti dell'identità della persona. Ripeto, capisco che è una questione abbastanza controversa e. Tra l'altro io, ad esempio, rispettavo intellettualmente chi diceva, io sono contrario al DDL Zan, ma specifico che io abolirei anche la legge Rale Mancino. Questo è coerente, cioè tu dici sei contro al sì. concetto proprio di crimine d'odio, ma che ti andasse bene l'una e non l'altra, no, questo per me non era rispettabile. Quindi io ero favorevole pur riconoscendo una serie di, 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 di incoerenze o sbavature al suo interno, mettiamola così. No, sono d'accordo. Sì, sì, ci sta. Sì, diciamo che la narrativa intorno era, è stata molto polarizzata e chi era pro... Eh, non diceva determinate cose, come quello che sì. dicevi tu all'inizio, cioè sembrava che praticamente questi reati non fossero puniti. Ovvio che c'erano no. le aggravanti comuni, non ci sono delle aggravanti specifiche, però venivano puniti, c'erano cioè, non è che passavano sì. Eh, sì. indisturbati, ecco, da quel punto di vista. Però anche, da, e ovviamente, dall'altra parte invece c'era questa cosa non si può più dire niente, che eh, è una, una cosa esatto. che sentiamo spesso, no? Eh, poi appunto c'è anche sì. eh, il tuo gioco che, che si chiama in un modo simile, quindi sì. appunto... Sì. Eh, però, eh, peraltro, su questo cosa pensi? Veramente non si, posso, non si può più dire niente. Allora, nello specifico, riguardo al discorso che facevi, sì, eh, sì, sì, si vai, sosteneva va. che la cosa avrebbe introdotto il eh, reato di opinione. Eh. Ma io, qua, avevo un'argomentazione sì. per controbattere molto, molto forte: dicendo, allora, ad oggi di nuovo la legge eh, nel, eh, Reale Mancino eh, punisce. Chiedo scusa, vedo eh, che mi si sta scaricando il computer, non so perché. Ora. Vai vai. Oh, ma Intanto noi intervistiamo il gatto. Che carino. Esatto, perfetto. Scusate, si è, è risolta la cosa. Perfetto. Io qua dicevo: allora, dato che la legge Reale Mancino esiste già, e prevederebbe la per discrivere, quante volte al giorno noi sentiamo insultare i cattolici? Cioè, questi mica è illegale. Cioè, dire un cattolico per me è stupido, non è illegale dire un cattolico a me fa schifo non è illegale, allo stesso modo dato che loro ci tenevano tanto dire un omosessuale mi fa schifo non è illegale cioè era la stessa, devi proprio pensare, era la stessa cosa poi sul proprio più dire niente in, in generale, allora dipende se, allora se lo si prende letteralmente ovviamente è una sciocchezza e io tendo a prendere le cose letteralmente sia nella vita in realtà che nel dibattito politico io Capisco per dirti Manuel si... su questo quando ho nominato la tua canzone diventerai frogio sì, cioè, subito in chat sì. si sono No, Ivan, ti bannano, ti bannano, perché alcune parole, se usate in modo dispregiativo, non si possono sì. usare su quasi nessuna piattaforma, ormai. No? E, eh, esattamente, esattamente. Comunque, allora preso letteralmente, è eh, ovviamente eh, una sciocchezza. Eh, mi ha fatto morire libero una volta che è andato in stampa dicendo che non c'era più libertà di stampa per il discorso Twitter, eh, cioè, abbiamo questo Bellissimo. tipo di paradossi. Allora, in realtà, proprio al netto di casi estremi, sostanzialmente chiunque può dire quello che vuole. Diverso invece se ad esempio si vuole fare un discorso più articolato del tipo non si può più dire niente senza che qualcuno la prenda sul personale o si offenda. Questo per me è già un po' più corretto. Poi anche lì possiamo dibattere del fatto, ma forse è giusto che chi prima non, non aveva voce adesso possa dirlo. Eh... Ma al tempo stesso sì, poi apre con considerazione del, del tipo, ok, però non è che lo dice solamente, ora la possibilità, con delle pressioni dal basso, effettivamente, proprio di, di alterare il valore di mercato di un'azienda perché il suo CEO ha fatto un'affermazione che a una determinata bolla non piace. Quindi, un po' più ampio, il discorso, secondo me, è meritevole di discussione. Cioè, sul fatto che ci sia una libertà di espressione garantita, ma per dinamiche che si muovono fuori in realtà da un determinato frame giuridico a volte non proprio su qua c'è un dibattito però preso letteralmente è una sciocchezza, Sì, possiamo dire quello che vogliamo no, anche perché c'è questa cosa no, del fatto che ora tutti si offendono e quindi c'è questo limite però come dicevi tu cioè, penso sia anche una questione del, dell'evoluzione della società cioè magari prima sì. eh, io penso quando andavo a scuola mh, prendersela con una persona in sovrappeso con appellativi di un certo tipo era normalità adesso ah, si sta cercando. Comunque c'è sempre un problema, secondo me, di grassofobia e quello che sappiamo, insomma, sì, relativamente sì. A, alla forma fisica più in generale delle persone, più che solo sì. alle persone del sovrappeso. Però ecco, mi sembra che almeno si parli della questione, quindi si accendano i riflettori su quella determinata cosa. Quindi forse potrebbe essere anche un'occasione per dire. Cerchiamo di circostanziare quello che viene detto, se è veramente un'offesa o è semplicemente sto parlando per esporre il mio pensiero senza cercare di offendere qualcuno, cioè arricchire quello che dicevi tu prima, l'assenza di pensiero critico. Quindi magari cercare di costruire sì. insieme questo ragionamento. Sono, sono d'accordo, e eh, in generale io non ho un'aspettativa nei confronti dell'evoluzione eh, umana lineare. Cioè, vedo tantissime. Eh, Problematiche legate all'uso dei social che stiamo facendo ora, anche se spesso a fin di mele, però mh, poi si genera tutta una serie di comportamenti pro problematici, come l'agonia la, pubblica. Ora, eh, io sono molto critico nei confronti di queste cose, al tempo stesso, ripeto, l'umanità non evolve in maniera lineare, si passa spesso a volte dall'eccesso, si sgrava, con l'obiettivo di arrivare poi a quello che dicevi tu, effettivamente, poi a un'educazione un collettiva che porti poi ad una crescita, anche se ripeto, passando a volte da brutture. Tra l'altro mi sembra che stiamo, eh, questa è una mia percezione magari sbagliata, però mi sembra che eh, stiamo andando verso una situazione in cui le persone iniziano ad avere paura no? di, di usare anche determinati termini, toni, eccetera, di dire, come dicevi tu, anche quello che pensano per paura e poi qualcun altro possa criticarli alla sua volta. E quindi sui social si, ci si esporrà sempre meno, secondo me. Invece sta tornando il discorso del, dell'andare magari in teatro, in eventi dal vivo, dove c'è più libertà. Infatti io questa, questa, questa cosa qui la vedo molto a favore dei, di chi fa eh, satira, comicità, cioè dei, i comici secondo me vivranno un'egemonia pazzesca da qui eh, ai prossimi anni, perché è, stata, è una sorta di proibizionismo di alcuni termini che però per loro sono consentiti, in quanto appunto satira, comici eccetera, quindi i teatri si riempiranno sempre di più durante gli spettacoli, per come la vedo io. Beh, visto il mio ambito professionale, questo in realtà è un aspicio che mi piace. Ho appena fatto, fra l'altro, un tour in teatro che è andato particolarmente bene, quindi magari ci posso vedere anche, anche questa tendenza. Eh, concordo molto poi su quello che dicevi, sulla difficoltà nell'esprimersi sui social, dove al di là di specifiche scelte lessicali, che effettivamente cioè, si può esplorare un concetto, anche se proprio anche senza utilizzare uno slower. Ora questo non mi sembra che sia proprio questo gioco per intenderci. Però proprio nel concetto: ma questa è una cosa che io vedo anche su di me, essendoci una divisione in bolle e una radicalizzazione molto molto forte. Eh, le persone si fanno problemi semplicemente a dire di avere dei, dei dubbi, cioè pur avendo un... nel cioè, momento in cui si è allineati all'80% con ad esempio i concetti cardine di un determinato movimento, l'altro 20% che magari meriterebbe di essere discusso è difficile che una persona che lavora con il pubblico effettivamente lo metta sul tavolo perché il solo atto di fare questa cosa può portare il pubblico a vederti come un traditore. Questo, questo è problematico, ad esempio. Questo è, problematico. è la polarizzazione. Sì, cioè, il sì. fatto bianco o nero non c'è una via di mezzo, cioè non posso pensare quella cosa e pormi la domanda del ma forse cioè ti devi far vedere per forza sicuro e certo di quella posizione, anche non motivando poi, no? perché molto spesso non si motivano neanche le posizioni, che quello secondo me è una grande, è una grande perdita, non capire nel merito perché si sostiene quella determinata cosa invece di un'altra però ecco, non, è la polarizzazione e io spero appunto che nel corso del tempo questa cosa si affievolisca perché si vede per qualsiasi cosa, cioè per qualsiasi tematica, politica, sociale eh, o sei di un team o dell'altro team in mezzo non può esistere nulla sono, guarda qua, veramente potrei parlare a lungo perché è una cosa che sento moltissimo, è, è davvero così è davvero così ehm, l'assenza di argomentazioni poi io la patisco veramente tanto cioè, io sono disposto a, a sentire qualsiasi opinione, purché motivata dalle argomentazioni. E invece no, appoggia su dei dogmi, di natura proprio ideologica, questa cosa è intrinsecamente giusta, intrinsecamente sbagliata, e basta. Cioè, non è una cosa che dobbiamo discutere. E soprattutto non si può discutere a volte delle modalità di attuazione di un'istanza, pur essendo magari d'accordo con l'istanza. Eh... È proprio un impoverimento e fra l'altro anche molto controproducente perché io da progressista imputo a queste dinamiche il successo delle destre, ad esempio. Non solo, però sì, in questo per me c'è una responsabilità proprio di elettori che sono stati di indecisi, che in quanto indecisi sono stati giudicati e quindi dicono ma sai cosa, tanto i tuoi problemi a me non toccano personalmente, mi stai dicendo che sono uno stronzo perché concordo per l'80%, per allora sai cosa, faccio solo il mio interesse. Non è proprio un gol, ecco. Sì, no, è perché è proprio un impoverimento del, come dicevi tu, del dibattito, ma proprio in generale, del, del, come posso dire, della conoscenza collettiva, perché comunque ponendo sempre in dubbio non, non ti accontenti di quello che ti dicono o di quello che percepisci, cerchi di andare a fondo. Invece cioè, sembra un po', e eh, forse mi ricollego anche alla questione dei social di prima, che c'è questa mancanza di eh, pazienza, di attenzione, di concentrazione. Lo vediamo anche sui social, no? Che premia la velocità. Quindi magari cioè... quel contenuto che arriva immediato, che non approfondisce, però intanto io ho saputo quell'informazione, ce l'ho avuta e vado oltre, passo al prossimo, però non mi soffermo. Quindi ecco, quello crea, crea problematiche. Eh, così poi sappiamo che ha un impatto enorme anche sull'informazione, queste sono cose che voi conoscete molto molto meglio di me, però eh, in cui diventa proprio anche difficile a un certo punto giudicare eh, l'approccio che sta seguendo il giornalismo online perché comunque si parla di eh, attività eh, che, che nascono proprio come commerciali a scopo di lucro al di là ovviamente del dell'utilità pubblica e quindi nel caso in cui eh, una figura volesse utilizzare invece un approccio eh, più ponderato, eh, che si prenda più tempo per fare le proprie verifiche, eh, rimane escluso dal Mercato, perché viene me bruciato sul tempo dalle altre persone. Cosa bisogna fare in quei casi? Cosa bisogna fare? Eh, il che poi porta, fra l'altro, oltre a un impoverimento proprio, de, de, proprio di analisi, della verifica, delle argomentazioni, anche a un, a un sensazionalismo con un'escalation per cui le parole hanno perso di valore. Cioè, io vedo raccontati con toni allucinanti tipo: mh, eh, sono qui per denunciare un, un avvenimento disumano, mostruoso. c'è nel momento che mi ha detto questo, basta, non c'è più nessun gradiente, quindi si può partire da, dall'insulto al genocidio, me ne parli negli stessi termini. È un problema, è un problema. Il fatto è che ormai si è stabilito questo tipo di registro di grido sui social, cioè proprio anche sui caroselli di Instagram, per intendere che chi scendesse eh, rimarrebbe schiacciato dal, dal rumore complessivo. La mia fiducia qua, di nuovo. Eh, io mi fido molto, o magari sono un illuso però, sui cambiamenti di largo respiro. Cioè, i cambiamenti sociali, la verità è che sono lenti. Eh, gli unici cambiamenti veloci nella storia credo che siano passati dal sangue, e penso che con il tempo sempre più persone si stiano stancando di questo modo di comunicare, di, 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 di fare informazione, e a un certo punto collettivamente si inizierà a... Eh, dare la risorsa con cui noi paghiamo sui social è l'attenzione, perché la maggior parte dei contenuti sono, sono gratuiti, quindi a, a consegnare questa valuta a persone che hanno un approccio più in linea con quello che vogliamo cercare noi, però mi ha fatto ci vorrà ancora un bel po' di tempo, pur vedendo già i semi di questo cambiamento. Sì, sono d'accordo. Qualcuno dice facciamo durare altre due ore la live. Assolutamente Invece ne fin quando ehm, è richiesta la mia presenza per organizzarmi mentalmente, che non dieci minuti chiesto. e finiamo. Tranquillo. Fantastico. No, no, ero contento eh, <ride> un problema, un problema. <ride> non a meno non che dai. non arrivino 200 abbonamenti e rimarremo fino a allora, dom'are, divideremo stare. poi il malloppo con Immanuel. Ma, eh, a proposito, non... ma tu sei di Roma, c'è cioè, abiti a Roma? No, no, io sono originario di Bergamo, ma vivo ormai da me... più di metà della mia vita a Bologna. Ah, Bologna, ok. Allora niente sì. non ti posso dire, andiamo al Mucca Assassina a fare Baldoria oppure a, a qualche il locale piatto. ad ascoltare le tue canzoni. Perché tra le altre mille cose che fai. Oltre ad essere anche un game designer, eh, presidente del mensa, e tutto il resto, tu canti pure. Sì, sì, quella è la prima cosa che diciamo, mi ha presentato eh. al pubblico. Io ho. Ho iniziato, io mi definisco come un troll antelitteram. Io ho iniziato quando c'era MySpace, non c'era Facebook, non c'era YouTube. Ah, allora ero primi... Sì, 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 sì. Cioè, Andavi i, i trilli, primi... ragazzi, venite al mio concerto. <ride> E, cioè i primi articoli uscivano sui blog io ricordo che uscivano delle, eh, degli articoli di, sui giornali che parlavano di me perché scandisco le parole perché ora fa tenerezza perché avevo aperto un blog in cui mettevo gli mp3 in streaming queste tre parole mi valevano l'attenzione del pubblico no? per aver fatto questa cosa che si fa. se poi andavo ad ascoltare le canzoni e parlavano tipo di buccache c'era un effetto di ma questo che cos'è ma ci è o ci fa e quello era il mio gioco all'inizio poi progressivamente è diventato un progetto insomma, lavorativo più serio però nasce assolutamente come, come divertismo ed è sì la prima cosa perché eh, il mio nome ha iniziato a circolare al pubblico eh, connotandomi inizialmente credo proprio come buffone forse ho ancora <ride> questa reputazione in certi ambiti però ripeto è un lavoro in cui ho iniziato progressivamente a mettere più persona nel personaggio e credo ci voglia pazienza in questo tipo di crescita proprio nel personaggio pubblico insomma senza forzare le persone ad avere una certa opinione ci sono progetti in cantiere in ambito musicale eh, che stanno arrivando musicale sono uscito l'anno scorso con un album che è stato molto apprezzato ho fatto un tour nei club la seconda parte nei teatri con l'orchestra, è stata una roba stupenda e adesso in estate riprenderà la versione invece club, anche se magari sarà, sarà all'aperto, però ho scoperto che la dimensione teatrale mi è davvero molto congeniale proprio per il mio tipo di umorismo, per il dialogo che voglio avere con il pubblico, Insomma, quindi quello spero di portarlo avanti, dopodiché di inediti se ne parlerà invece probabilmente l'anno prossimo, sto lavorando invece a due sviluppi del gioco, appunto non si può più Niente, che è un party game che fa appunto satira sul basso livello all'interno del, del dibattito. Queste sono le cose principali a cui sto lavorando, diciamo come personaggio pubblico, poi come creativo anche su altri aspetti. Qualcuno prima chiedeva se, se ha intenzione di candidarti prima o poi di fare qualcosa a livello politico. Allora non è una cosa che escludo, ma veramente guardo molto al futuro. Però sì, è un ambito che mi piacerebbe senza sapere minimamente quanto potrei rendere o quanto io mi possa trovare bene. Una delle cose che mi spaventa di più, oltre alla socializzazione forzata, è il fatto che comunque io sono abituato a, eh, a essere produttivo. E invece quello mi sembra un ambito molto, molto frustrante. Qui ti scanni per un mese per portare a casa un 10% di quello che avevi in mente. Non so quanto gestirei bene la cosa. Forse anche meno, magari. Eh, capisci, esattamente. Al tempo stesso mh, ho invece altre abilità che secondo me potrebbero essere messe a servizio. È una cosa, è un pensiero che ogni tanto accarezzo, ma più avanti vedremo. Sì, perché quella è una cosa che forse va più sperimentata, cioè non c'è una mm -hmm. preparazione totale a priori, cioè si possono preparare alcuni, è il discorso precedente del public speaking, no? Quindi si possono sì. magari perfezionare determinati ambiti, però poi alla fine l'esperienza è quella pratica nel momento in cui ti inserisci in quel mondo e inizi, cioè penso è che è da lì che si vede. Cioè, nell'esperienza un... con il Mensa Italia questa è una cosa che ho potuto diciamo toccare riguardo a una mia predisposizione e effettivamente quella mi è piaciuta molto perché comunque adesso siamo 2300 e di fatto all'interno c'è un piccolo percorso politico per eccesso proprio le elezioni e ho scoperto di trovarmi bene in certi ruoli di leadership cioè una cosa che siccome riesco a vivere in maniera sana, centrata e questo è effettivamente un, un indizio insomma incoraggiante però sappiamo che infatti in generale questa è una cosa che io dico sempre le associazioni sono veramente dei piccoli microcosmi con a volte delle battaglie di potere interno che viste dall'esterno fanno anche tenerezza soprattutto è volontariato ma le sento in tutte eh? cioè ambito LGBT altri ambiti con lotte di potere cioè, ma di cosa stai parlando ma è eh, invece no proprio perché non c'è il ritorno economico il ritorno è di altro tipo è eh, in, in visibilità è in influenza personale che sono cose molto più personali dei soldi perché quei soldi te le cavi discutendoli no e mentre quelle robe lì sono molto difficili poi da, da gestire e spesso è un dibattito che viene in maniera occulta perché si parla magari di bene per l'associazione quando la per bene accidentalmente si eh, implica l'avere magari una determinata esposizione. Quindi quell'aspetto lì mi preoccupa molto, cioè il dover parlare di cose che in realtà sono ehm, questioni fantoccio. Quello mi preoccupa, però ripeto, come hai detto tu, poi sono cose che probabilmente si verificano poi sul sul terreno un po'. Vedremo, comunque ci vedremo. hanno già preparato il, il nome eh, del beh. partito di Manuel. in chat eh? che si chiamerà A90 benissimo una cosa di gusto ci sta. <ride> poi se qualcuno chiede il perché del nome uno gli dice perché ci piace andare in autostrada esatto, Perfetto. la nostra Perfetto. autostrada preferita esatto signor Casto la prego porti il nucleare nella sinistra ah sei un e sostenitore sarebbe eh? una delle mie priorità ve lo dico No, oh, vedi? Ah, ecco. sì. Sì, sì, sì. Cioè, non abbiamo ancora trovato un scientifico... difetto a, a Manuel, comunque pure, pure ecco. nuclearista. Sì, certo, certo. Eh, cioè, L'ambientalismo eh, non scientifico a me non è che spiri molta simpatia, e, e un ambientalismo scientifico eh, presuppone l'utilizzo del nucleare per combattere il, il cambiamento climatico. Lo stato attuale, poi in futuro chissà cosa scopriremo. Vabbè, non apriamo questo macro argomento che immagino sia un tema caldo. Sì, sì, no, diciamo la nostra utenza è molto a favore. Comunque. Ah, ok, va bene. No sì, penso sì a il 90, 90%, 95% a favore, penso. Ah, d'accordo, d'accordo. Abbiamo spesso sì. l'avvocato dell'atomo. nostro... Ah, ma allora basta, allora d'accordo. Qui ho sfondato, non una porta più aperta. Okay, sì, allora, sì, ma... sì, tranquillo. Benissimo, benissimo, qualcuno chiedeva proposte, se c'è qualche però. partito in cui ti, 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 ti rivedi in questo momento? Questo sarebbe uno dei problemi. Che è possibile che io debba, nel caso, fondarmene uno. Allora eh, per carità una certa dimensione di compromesso è necessaria tant'è che trovo quantomeno ingenuo quando sento persone dire non voto nessun partito perché nessun partito mi rappresenta dai eh, grazie al cazzo cioè l'unico modo è che te lo fondi tu esattamente perché anche qualora trovassi un partito che ti mette in programma tutti i tuoi punti stai certo che non li metterà nelle priorità che vorresti tu quindi cioè questo che ci sia un cioè il voto non implica un'adesione a critica al partito o cosa ancora più sciocca un sostegno cieco al leader cioè questa è una cosa che spesso sento dire non voto questo partito partito perché non mi piace il leader ma che discorso è? Personalismo esatto può anche non piacerti guarda il programma sostanzialmente poi è chiaro che abbia un peso quindi specificato questo allora il partito quindi Tu sei contrario più... ad annullare il voto in casi proprio non ci sia nessuno che ti convinca no se mi dici proprio nessuno sì allora per me sì però se una scelta di compromesso invece però per me è sensata sì se mi dici proprio nessuno io non voglio sottoscrivere nessun livello del governo che si formerà questo lo capisco però eh, attualmente, tra i partiti, eh, ora in Italia non so se abbia già lo status di partito, sia ancora un'associazione Volt, Volt Europa. Eh, loro mi interessano molto a livello di visione. Puro eh, essendoci poi, appunto, anche elementi su cui io non sono magari allineatissimo, ma questo è il discorso che facevo prima. Ok, okay. bene. Io direi che insomma, abbiamo chiesto Adesso, tutto. Quindi. Abbiamo toccato tanti punti e Io vi ringrazio tanto, mi è fatto davvero piacere questa chiacchierata. Siete stati veramente gentilissimi. Spero di non aver parlato troppo. No, no assolutamente no, è stato un piacere ascoltarti. Anche un per piacere chat. grazie, grazie mille. Voi adesso proseguite con questa stessa diretta? No, 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 no ora io... chiudiamo che facciamo ah, okay. due orette il sabato. Ah, ho capito. Quindi posso congedarmi comunque io ora? Assolutamente, Vabbè, assolutamente. sei libero grazie. di andare. Ti ringraziamo grazie. tantissimo. Grazie a tutte le persone che hanno seguito, cercavo anche di seguire la chat, mi ha fatto davvero infinito piacere, è stato piacere conoscervi. Spero davvero a presto. Grazie. Assolutamente sì, grazie Ciao. mille. Grazie, Ciao. Ciao. grazie Ciao. davvero. Buona giornata. Ciao Ciao.